Benvenuti ragazzi a un nuovo video per quanto riguarda la stampa 3D. Oggi andremo a vedere appunto come lavorare un oggetto che è appena uscito appunto dalla stampante 3D. Qua ho fatto questi due cerchi che si vedrà alla fine poi che cosa devono diventare. Come vedete magari questo c'ha questa linea qui, è già stampato effettivamente molto bene, molto liscio, però magari questa riga qui e sul lato inferiore ha appunto il segno di dove è partita la stampa, perché c'è un piatto, questi difettucci qui dovuti al colamento, stessa cosa quest'altro. Quindi andiamo a vedere quali sono i vari passaggi per fare l'oggetto completamente definito. Passiamo subito allo scartavetramento dello stesso. Quindi con questa carta da 3,20 stacchiamo un pezzettino. Andiamo con molta pazienza a lavorare il pezzo. Ricordatevi sempre di utilizzare una mascherina. Con un pennello andate a pulirlo. E date la prima mano di stucco bianco spray, tenendoci una distanza di almeno 20 cm. A questo punto, dopo aver aspettato i vari tempi di asciugatura, otterremo un primo strato così. Quindi dopo lo stucco spray procediamo a mettere il primer. Primer non è nient'altro che l'ancorante, e voi direte: cosa cambia rispetto allo stucco? Semplicemente la parola ancorante serve a far ancorare molto bene il colore. Dopo aver passato l'ancorante otteniamo quindi una stampa di questo tipo, molto liscia anche internamente. Potete anche vedere dei difettucci, ma solo a livello visivo, perché se passate il dito sentite che è completamente liscio. Quindi possiamo andare alla fase colore. In questo caso questo mi serve color verde, e quindi utilizziamo dello smalto all'acqua verde per colorarlo. Estendete il colore in modo uniforme sulla stessa. Dopo un po' di mani otteniamo appunto questo colore. Come vedete sono spariti tutti i layer che venivano presentati all'inizio e il colore è uniforme. In alternativa potete usare anche una bomboletta, dipende dal pezzo che andate a colorare. Ora passiamo al plastic spray. Punto è finito completamente liscio. Come vedete non si vede più neanche una linea di stampa, e siccome ne avevo fatto un altro possiamo tranquillamente vederli in comparazione. Io di oggi termina qui. Lasciate un like se vi è interessato. Condividete, commentate e ci vediamo al prossimo video.